Abbiamo giocato in anteprima Stellar Blade, esclusiva Sony in uscita il 26 aprile. E siamo qui per dirvi che... no, non abbiamo tra le mani un capolavoro rivoluzionario, ma nemmeno un totale disastro. Stellar Blade è un action distopico fantascientifico, nel quale impersoniamo Eve, una combattente della settima unità aerea, inviata sulla Terra per combattere contro i Naitiba, mostri alieni che rischiano di annientare del tutto la civiltà umana. Da queste premesse narrative, non originalissime naturalmente, il gioco prende il via, portandoci in un viaggio di circa 25 ore tra lande desolate e dungeon dalle atmosfere horror. Il peso di Nier Automata si vede e si sente, anche se i due giochi non sono minimamente paragonabili in quanto profondità di tematiche e di contenuti. Stellar Blade è un action godibile, ma imperfetto, poco limitato in diversi aspetti, a partire da una storia fin troppo semplice per arrivare al gameplay. A questo proposito però, tutto ruota attorno alla città di Xion, ultimo avamposto di un'umanità che resiste. Eve, affiancata dal predone Adam e dall'ingegnere Lily, si mette al servizio della popolazione per svelare il mistero che si cela dietro all'attacco di Naitiba e proteggere i pochi umani superstiti. Oltre a Xion, in Stellar Blade si esplorano alcune macro aree in libertà e dei dungeon dove non mancheranno rompicapi ambientali e jumpscare. Per quanto riguarda il level design e la quality of life, non tutto funziona propriamente. Il combat system invece è l'elemento più riuscito, basato su schivate perfette, parate e contrattacchi. Il combattimento quindi risulta essere divertente, accessibile a tutti, anche grazie a una modalità facile che assiste il giocatore, abbassando ulteriormente il livello di sfida. Oltre a diversi alberi delle abilità e a vari accessori equipaggiabili come le esospine, la nostra bella Eve ha dalla sua parte anche un'arma di fuoco da sparare ai nemici dalla distanza usando diversi tipi di pallottole. Infine, il giocatore potrà dedicarsi a incarichi secondari e collezionabili, nonché alla creazione di nanotute sempre più succinte e stilose per la protagonista. In conclusione, Stellar Blade quindi è un action godibile, ma derivativo, con troppe sbavature per convincerci appieno. Nonostante ciò però, ha il pregio di essere alla portata anche del videogiocatore meno avvezzo al genere, offrendo piacevoli scorci e una bella atmosfera fantascientifica. Per tutte le informazioni su Stellar Blade, vi ricordiamo di passare dal sito di Wynia.it.